Impresa, venture capital e private equity nel sud del paese, ovvero come spingere le imprese del mezzogiorno che hanno già i requisiti patrimoniali di affidabilità a utilizzare gli strumenti dei fondi di investimento per crescere e possibilmente approdare in borsa. L'obiettivo è irrobustire il sistema industriale del Sud e per questo, in una riunione a porte chiuse, l'Unione degli Industriali ha promosso un incontro tra il ministro del Tesoro, Piercarlo Padoan, il ministro per la coesione, Claudio De Vincenti, e il sottosegretario allo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, con le imprese meridionali che possono ambire a fare il salto. Si riparte dal mezzogiorno, passando dal beneficio fiscale per chi investe nel mezzogiorno, una norma diciamo recentissima che prevede fino al 35% per la media imprese di beneficio fiscale per chi investe nelle aree del mezzogiorno, passando per Invitalia, che appunto determina altre agevolazioni, arrivando agli iperammortamenti, superammortamenti che il governo prevede. E questo significa che abbiamo l'opportunità di trasformare questa ripresa della crescita, che si vede in modo molto chiaro, da una ripresa ciclica a una ripresa strutturale, cioè basata su basi più robuste che necessariamente richiedono imprese robuste. Si chiama Progetto Elite, ma l'obiettivo è coinvolgere quante più imprese possibile in tutto il Mezzogiorno. Il Progetto Elite significa crescere senza debito e aprire i propri capitali alle imprese. Se riuscissimo a far partecipare al Progetto Elite 1000 imprese, se ciascuna di queste attirasse 5 milioni di euro, quindi non cifre rilevanti, stiamo parlando di 5 miliardi di euro nel capitale delle imprese, da fondi istituzionali che diventano investimenti, che poi vengono a definire benefici fiscali o iperammortamenti e diventano un progetto paese. Come da un progetto di una singola impresa si costruisce un progetto paese? Questo è il messaggio di oggi.